Salve a tutti, buongiorno, buonasera. Impera è ritornata con un'altra puntata di Super Mario Star Saga. Mario Luigi Super Star Saga, perché giustamente non possiamo dimenticare il nostro celebre Luigi. Siamo qui in questo adorabile deserto chiamato Val Sorriso. Notare, brutto sei. E quindi qui non c'è niente, dobbiamo continuare perché la nostra Peach vuole andare da Toadopoli. Nulla in contrario, per carità. Quindi, niente da dire. I hate you, non ti vedrò mai più. Andiamo. Oddio, che succede, mo? Oh cavoli. E infatti questo è il boss che io ieri che io l'ultima volta non ho potuto fare perché, ammettiamolo, mi stava sulle palle. Calma. Ok, iniziamo a sconfiggere Mario, Luigi, aiutatemi. Questo boss, occhi da chi? Allora, questo boss si chiama Pietro. Allora, per sconfiggere questo boss è semplice. Dobbiamo attaccare prima con Mario. Io voglio usare Mario per la sua capoccia, quel adorabile alberello con una arancia. Kaki? Che è? Non lo so. E con Luigi invece è corporeo. Quindi, let's go. Tanto lui ci fa queste bellissime manate di sasso. Pietro, il boss che torna indietro. E intanto c'è una bella martellata. Lui, perché no? E non gli facciamo niente. Potrei anche fare, come dire, i poteri della mano, ma non gli fanno un granché, sinceramente. Oh, porca vacca, ma sempre quando devo registrare? Un attimo. Niente da fare, è sempre così. Ogni volta che devo registrare c'è sempre qualcuno che deve chiamare in questa casa. Perché? Perché? Comunque, ho perso anche il filo del discorso. Facciamo un salto a promozione avanzata, dai. Tacchere. Te invece faccio un bel un po' sul martello. Quindi di nuovo salto schiacciato, dai. Uno gli faccio? Ma come ti permetti? Ma come ti permetti? E come ti permetti a fare male così tanto a Luigi? Dai, salto propulsione. Tacre. C'è un attacco suo che è molto fastidioso, ve lo dico. Che è quello di aspirare tutto quanto. Ok, un bel martello a te. Ora. E in quell'attacco io mi sono fregata. Ok. Questo è Luigi. Questo è il nuovo a Mario, però. Oggetti. Diamo un fungo a lui, a Mario, poverino. Che gli serve. Ok. Ok. Un doppio martello. Voilà. Perfetto. Tadak. Tadak. Oddio! Ah, questo ha fatto male. Ok, salta propulsione. Vai, perché mi lagga? Perché mi devi laggare? Ok. Ora, oggetti. Super nocciola a tutte e due. Ora.
E ora? No, ancora no, stranamente. E poi togli abbastanza, eh? Pietro? Aia. Luigi? Ancora niente. Ha molta difesa, sono 5 minuti, Cribbio. Aia. Ok. Ce la posso fare. Ce la posso fare. Mi può farcela, fortuna. Eccolo. Ok. Oddio, ho perso. Qual era? Questo qua mi pare. No. Ok. Tu. No. No. Aia. Ah, sei tu allora? Salta propulsione. Ok, e a te doppio martello. Aia. Ok. Mano. E ora mano. Sì! 1000 punti, puttana! Eva. E level up per Mario e anche per Luigi. Assolutamente lì devo aumentare la difesa. Perché la difesa fa schifo. Mettiamo la difesa e mi dai un 5? Yes! E anche level up per nostro Luigi. Nice! So nice. E Luigi anche lui deve aumentare assolutamente la difesa. Vabbè, un 3. Nulla di che. Ale! Peach si salva, tanto per cambiare. Mario, Luigi, grazie. Mi avete salvata. Ovvio. Siete sembrati l'abbiano sconfitto. E voi? L'accesso alla città era bloccata da un mostro. Era un problema grave, ovviamente. Grazie. La principessa piace con i fratelli baffote. Ero stato avvertito e la stavo aspettando. Prego, se accomodi l'ascensore, prego. E noi andiamo. Oh, che carino. Papadopoli, chissà che posto è. Non vedo l'ora di arrivare. Allora, Mario e Luigi, salite tutti e due, presto. Eccoci qua. Salire. Tan, 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 tan. Siamo davvero onorati! Allora, voi siete famosi! Mamma Mario! Molestamente. E lui, è lui, Luca! No, Luigi! Siete voi! È davvero un privilegio! Un grande onore! Luca diventa rosso. Grazie per l'accoglienza! Andiamo a visitare Todopoli! Mario e Luigi, grazie per avermi accompagnato fin qui. Ora andate pure! Beh, certo, abbiamo fatto. Allora, respira. Inspira. Principessa dei miei stivali, dobbiamo fare due chiacchiere. Abbiamo affrontato, come ho detto, Val Sorriso. Tu che quante volte, fuori dalle camere, ovviamente, quante volte ti ho dovuto salvare perché andavi dove cazzo ti pareva, senza ascoltarci. E adesso puoi andare pure. Andare ora pure. Ma tu devi andare all'inferno, diverso. Grazie per la sfogo. Dicevamo, fate una passeggiata, divertitevi. Sì, in your. Allora ci vediamo più tardi. Salve. Mamma mia, che rabbia. Allora, andiamo qui. Questo è la famosa Toadopoli.
E quanto... Vabbè, possiamo fare abbastanza, ok? Salve. Benvenuto da Topoli. Buona permanenza. Grazie. Ah, me ne hanno finito. Ho due tizi di fagioli. Sì. Benvenuti alla bottega strumenti. Visto che c'è venuti fin qui, dovresti comprare dei funghi. Allora, deciso? Compro, ovvio. Ho pochi dinderi. Compriamo tre super funghi. Due ultra funghi. E adesso, ciao, ciao. Vado via. Ci rivedremo. Salve. L'ultrafunghi che vengono. Gli ultrafunghi che vengono qui sono una delizia. Si tratta di una specialità locale. Non c'è altrove. Ma va? A volte mi viene una voglia matta di ultrafunghi. Anche se devo affrontare tutti i pericoli del deserto, vengo fin qui a comprarli. Va bene. Contento tu? Io no! Salve. Tizio Toad con una faccia spaventosamente paurosa e triste. Mettiamoci qua. Così vedete anche voi. Check. Oh. Vieni qua a parlare. Ma non siete Mario Luigi. Mario, mi sono arrivate le notizie delle tue imprese. E tu, Luigi, mi hanno detto che sei un fifone. Ma parla per te! Ma guarda questo, salve! Tu sei una femmina. I think, sì, sei una femmina. Ah, Mario Luigi! Siete venuti. Oggi, scusate, non riesco a leggere. Ah, Mario Luigi, siete venuti per fare da scatola alla principessa Peach! Bravi, anche il nostro papà dovrebbe prendere esempio da voi! Che c'è qua sopra? Oh, un piccoletto! Salvi! Il nostro papà ultimamente va spesso alla nuova, c'è la giochi e la mamma è furiosa, però invece di prendersela con lui, se la prende con me! Uffi, se i genitori sono così, i figli si trovano in difficoltà, davvero! Parole sante. Mai, mai toccare i bambini, anche se sono stronzi. Non li toccare! Ok, qui abbiamo visto tutto. Sì, andiamo qua. Ehi, perché non andiamo alla rovina, Schignazzo? Va bene, allora perché non andiamo alla nuova sala giochi? Ehi, quel luogo è pericoloso! Ci sono dei ragazzi, non andarci! Ma non sai che tu hai rotto proprio i guai? Sei proprio un guastafeste, rompi proprio i coglioni, te! Te lo dico! Mi hai rotto il fungo! Va bene, l'adolescenza. No, non voglio salvare. Non ancora. Oh, salve. Bel negozio. Ah, ciao tizio. Cioè, tu sei un clone? Fammi capire, sei un clone? Benvenuti, benvenuti. Se cercate Chinchilleria del Regno dei Funghi, siete nel posto giusto. Allora, deciso. Compriamo, vediamo un po'. Oh, aumentano la difesa, però abbassano. Ah, non abbassano così tanto di PV. Quindi questo me lo compro. Indossa, Mario. Zampa di fungo. Realizzati con gusci di. Oh. Ah, questo sarebbe ideale. Aspetta. Vendo. Di terra, jeans di lavoro, pantaloni da lavoro li vendiamo. Vendiamo anche questi pantaloni di terra perché. Niente. Ok. E voglio comprarmi assolutamente questa qua. No. Quanto costa? 197. 193,98. Voglio quello. Vabbè. Vendiamo qualche tessera perché non tutte le uso. Ah, ne ho due, vendiamo. Ne ho uno, vendiamo. Danni per due contro i più forti mostri con le spine. Sì, però ci danno anche fatto male. Mi sa che ci abbiamo tutto. Compriamo. Sì, possiamo comprarlo. Lo mettiamo subito a Luigi. E ora possiamo vendere tutto il resto. Vendi.
Vendiamo, vendiamo, vendiamo. Perfetto. Ci rivedremo. Ma anche no. Ah. Anche se non ho dato un'occhiata alle teste, però vabbè. Tu perché sei arrabbiato? Quando sei entrato in città, sei salito sull'ascensore, è vero? Quell'ascensore tempo fa sembrava che sia stato costruito dall'antica civiltà Fava Cecico. Ah, Fava Cecio! Fava Cecio! Fava Cecio! Ma che... vabbè. Qua c'è una cosa interessante. Non mi pare. Provi ad andare là. Ah. Nabba. Come faccio ad andare lì? No. Però qua. Mi dà. Vediamo un po' qui. Apparentemente qui non c'è niente. E non c'è niente. Vabbè. Ok, qui cosa c'è? Luogo sospetto per un fungo. Per un... no, niente. Ok, salve. Ah, non siete Mario Luigi, come al paese da qui? Bello, ma sì, sì, sì. Qui non c'è niente, voglio andare là dentro, voglio andare là sopra, non so come fare. In qualche modo farò, salve. Salve. Che bel panorama, ho attraversato tutto il deserto per arrivare fin qui. E per vedere un panorama del cavolo. Beh, c'era anche la montagna Tiriterra, potevi andare lì alla vetta, anche lì c'era un bellissimo luogo da vedere. Questo luogo è abbastanza alto, più o meno la stessa altezza della montagna Tiriterra. Ma va? Non è che ha la più o meno stessa altezza, ha la medesima altezza purtroppo. Ok, qui non c'è una beata niente da vedere, andiamo di qua. Un beato fungo da vedere. Possiamo salvare? Ma sì, dai, salviamo. Totopoli. Ascensore. Voilà. Ok. C'è qualcosa che mette strani ormoni, cosa sarà? E che ne so io? Perché sei arrabbiato? Dimmi a me. Vince il fungo! È un fungo invincibile, un mix fra un fungo cura e la stella invincibile! Importanti da... importa la legge dei funghi! Prova anche tu a giocare, potessi vincere l'invincibile fungo! Entra e ne saprai di più! Ah, per questo? Oh, che carino questo funghetto! Entriamo, mi sa simpatico. Salve, non ci si può giocare. Salve. Eccoci qua, come va? Si gioca? Prego, allora, con un super punteggio, il premio è un invincible fumo. Vabbè, quella roba lì. Ah, vabbè, Luigi, giocate. Volete giocare? Sì, questo gioco è semplicissimo. E c'è anche il tutorial, giustamente. Allora, ecco, i fratelli Altalena, il mini gioco più alla moda. Superando i 200 punti si ottiene un bel regalo. Constate si consultano le regole. Start. Start. Coraggio. Allora, è semplice. Ecco. Le stelle ti danno 5 punti. Tutto da un punto qua, sinceramente. L'unico problema è che le bocche delle piragne si aprono o si chiudono quando gli butti dentro una bomba. Dobbiamo fare esattamente 200 punti o anche superiore. Quindi let's go. Ok, come si... ah, così. Ok, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua. Buttare tutto giù, dai. Bagna, magna, magna, magna. Devi mangiare, mangia. Oddio. Infila là, infila. Infila, dire così infila, infila è brutto. Ok, di qua. Quanti punti siamo? Non lo so nemmeno io quanti punti siamo. No. Sì, così. La di qua. Andare a mangiare. Andare a mangiare 100 punti, dai.
Dai, vai là, vai là. Vai là, di qua. Di qua. No, di qua. No, dai che ci sto arrivando ai 100 punti, a 200 punti. Vai, vai. Vai che ci ce la sto per fare. Ce la sto per fare, non ce la sto più per fare. Sì, abbiamo superato 208. Ok, dai. Purtroppo questo procedimento è importante per continuare il gioco. Sembra una cavolata, però va fatto. Vai. Ok, 267 punti. Complimenti, è il progetto migliore. Modestamente. Oh, buon punteggio. Bene, allora prendi questo. E abbiamo l'invincibile fungo. Molto sospetto. Verde shock. Appua rosso. No, Mario, no, non mangiarlo. No. Oh, è delizioso, vero? Oh. Mario? Mario? Oh, cacchio. Mario. Come sta? Signore, che brutta cera, è diventata verde? Con questi sintomi si tratta sicuramente di febbre fagiolona. Che cosa? È una malattia che colpisce spesso i turisti che non sono abituati al cibo di questa zona. E si guarisce? Con le medicine si guarisce, ma le salite. Quindi fra 3 giorni diventerà un fagiolo! Oddio. Come facciamo? Ad ovest della città c'è un luogo pericolosissimo, si chiama Rovine Schignazzo. Si dice che nelle sue profondità cresce l'antidoto alla febbre, l'erba esilarante. Luigi, vai tu alle Rovine Schignazzo? Un commento a parte. Ricerche recenti indicano che... Che cosa indicheranno? Questo lo scoprirete nella prossima puntata, purtroppo il tempo mio limite è corto, quindi per scoprire cosa succederà se Mario diventerà fagiolo o meno, lo scoprirete nella prossima puntata. Bye bye e staremi bene.